Molti di voi mi chiedono un focus sull'annata 2018 appena trascorsa relativamente ai risultati dell'investimento nel mondo del vino. Sapete che noi di Grandi Bottiglie facciamo questo da qualche anno e molti di voi mi hanno chiesto: ma com'è andata questa 2018? E anche in quest'annata difficilissima per gli altri mercati finanziari, parlo di azioni e quant'altro, annata difficilissima per aver avuto rendimenti così bassi, talvolta negativi, la stessa borsa italiana è scesa e non di poco. Il mercato del vino invece continua a crescere, è cresciuto sicuramente più lentamente rispetto a qualche anno fa, ma ha fatto segnare rendimenti ancora ottimi, soprattutto ha fatto vedere diversificazioni dei risultati. Questo è lo scopo di questo video, che molti di voi appunto mi hanno chiesto, per mettere qualche puntino sulle i ed essere un pochino più precisi e capire anche quello che ci potrà aspettare in questo 2019, che davvero speriamo possa fare il botto per coloro che investono nel mondo del vino. Allora, coloro che hanno investito e hanno diversificato bene il loro portafoglio nel mondo del vino, come sempre hanno guadagnato anche in questo 2018, talvolta non poco. E partirei prima di tutto da quella che è sostanzialmente per noi di Grandi Bottiglie la regione più importante dove noi investiamo maggiormente, e parliamo della Borgogna. Il problema della Borgogna continua ad essere, ma il mercato regge, questi prezzi che sono saliti e continuano a salire. Noi di Grandi Bottiglie prevediamo per il 2019 un rallentamento sicuramente dei prezzi di crescita della Borgogna, ma appunto il 2018 è stato ancora un anno nel quale la Borgogna ha dato veramente ottimi risultati, probabilmente perché a mio parere quello che ha veramente di forte la Borgogna rispetto ad altre regioni del mondo è che il vino è visto sì come investimento, ma c'è anche un consumo mondiale fortissimo da parte dei grandi mercati internazionali, non solo i mercati maturi come l'Europa e gli Stati Uniti, ma anche un avvicinamento alla Borgogna da parte dell'Asia davvero trainante. E andiamo a vedere quello che può essere la zona di Champagne. Un'annata interessante quella passata, perché ha visto l'avvento dell'annata 2008. Crystal con i suoi 100 centesimi ha trainato qualche annata anche indietro dei suoi vini, provocando sicuramente una forte domanda sul mercato e un pochino di interesse sullo Champagne. Non c'è stato un botto pazzesco come ci si aspettava, tuttavia è stata un'annata buona. Anche il buon punteggio di Dom Perignon sicuramente adesso aiuterà anche in questo 2019 a far sì che ci sia un pochino più di curiosità, un pochino più di investimenti anche sul Champagne. Prevediamo sicuramente un'attenzione anche su alcune annate che sono state sottovalutate precedentemente, la 2004 su tutte per la qualità e poi la 2009 perché Porella veniva prima in alcuni casi, perché è uscita prima la 2009 per le grandi maison rispetto al 2008 e ha subito un po' il fascino, il carico di questo millesimo 2008 così forte nelle aspettative. Posizione sicuramente per quanto riguarda Grandi Bottiglie di Champagne molto attenta, scegliere le etichette giuste, non sbagliare nei nomi. Sicuramente i grandi domain danno più garanzia di liquidità rispetto ai piccoli domain, ma mi viene in mente ad esempio un prodotto come Winston Churchill 2008, dove la domanda è stata immediatamente nettamente più forte di quella che poteva essere l'offerta. Quindi attenzione al mercato, molto molto interessante anche per questo 2019. Veniamo a Bordeaux. Bordeaux è sempre un mercato complicatissimo, i margini nel 2018 si sono davvero ristretti al lumicino, si è guadagnato pochissimo, però Bordeaux ha un grande vantaggio, amici miei. Bordeaux resta comunque la regione vitivinicola al mondo dove i vini sono più liquidi, c'è maggiore liquidità, c'è tantissima richiesta, il problema in questo caso è acquistare bene, non sbagliare, mercato pericolosissimo, richiede grande cautela, assolutamente non il fai da te. Altra zona da tenere assolutamente sotto controllo è quella del Nuovo Mondo e quello degli Stati Uniti. La California su tutti ha dato sicuramente rendimenti molto molto elevati ed è stata abbastanza una sorpresa, devo dire.
Quindi anche noi di Grandi Bottiglie ci stiamo attrezzando per cercare di non sbagliare in questa regione del mondo. Abbiamo visto rendimenti alti per alcune aziende molto molto importanti come Ridge e come aziende piccolissime con produzione sicuramente più limitata come Screaming Eagle. Quindi mercato interessante, sembra esserci molto fermento su tutto ciò che è California, da tenere sott'occhio in questo 2019 e probabilmente continuare a crescere. Ultime due regioni che sono importantissime, le metto assieme perché hanno avuto un andamento abbastanza paritetico, quindi regione del Rodano, Rodano del Nord e Rodano del Sud e Piemonte. Sicuramente regioni che hanno un potenziale pazzesco, prezzi ancora relativamente accettabili, però abbiamo visto che sostanzialmente, tranne le punte di diamante da una parte e dall'altra, parliamo di Shav, di Rayas, qualche appellazione come i Cornà, che hanno avuto sicuramente un grande fermento, ma dopodiché non abbiamo visto una crescita dei prezzi tali da far fare un buon rendimento. Stessa cosa per il Piemonte, che continua a essere per noi di Grandi Bottiglie naturalmente un focus molto molto importante, un po' per la vicinanza, un po' perché comunque siamo in Italia. Tuttavia questo 2018 si è contraddistinto per aver dato alti rendimenti solamente veramente alle punte di diamante. Ci sono un sacco di ottimi produttori che ancora non riescono a fare il salto di qualità sul mercato internazionale, che ancora non riescono a dare rendimenti un pochino più alti. Prevediamo sicuramente una crescita in questo, perché comunque a nostro parere i prezzi sono ancora sottostimati e quindi arriverà un'attenzione internazionale. Sicuramente speriamo anche in vini più approcciabili da giovani, questo aiuterà il consumo internazionale e potrebbe aiutare la domanda a crescere. Piemonte è anche qui da fare attenzione comunque nel brevissimo termine per le etichette da scegliere, un pochino più invece di ampiezza, di apertura, se si fanno investimenti in 3-5 anni sicuramente scegliere anche produttori che al momento non sono ancora così speculativi ma potrebbero diventarlo. Mi sento sicuramente di mettere un po' più di rischio nel lungo termine sulla nostra regione. Toscana forte probabilmente nel 2015, nell'uscita dell'annata 2015, quindi quest'anno che viene, il 2019, così comunque anche il Piemonte. Andiamo di fronte a un'annata, la 2015, che potrebbe essere molto molto interessante sul mercato internazionale. Un ultimo focus invece, guardando in prospettiva, ci sono regioni come il Beaujolais, dove ci sono vini meravigliosi che costano nulla, anche in Roussillon. Inizierei a aprire un pochino lo spettro su zone che non sono ancora speculative ma che a mio parere lo potranno essere in futuro. Adesso si compra davvero a pochissimo denaro e metto dentro Mâcon, metto dentro Fossé, metto dentro Beaujolais, metto dentro Roussillon. Jura è già scoppiata la bolla, ma sicuramente ci sono produttori ancora che si comprano molto molto bene. Insomma, guardando al futuro, oltre anche questo 2019, queste regioni non sono da sottovalutare. Ecco, vi ho fatto un panorama per dire che il mondo del vino è sempre molto molto interessante. Per qualsiasi cosa scriveteci alla nostra email o anche personalmente alla mia, emanuele@grandibottiglie.com, e insomma buon 2019 e speriamo ottimi guadagni nel mondo del vino.